Allora, benvenuto Fausto Bertinotti. Grazie. Lei certo non ha bisogno di presentazioni, ricorderò che è stato tra le altre cose presidente della Camera, anima e segretario diciamo, della Rifondazione Comunista, uno dei padri nobili della sinistra, tra l'altro dirige Alternative per il Socialismo che è un bimestrale. Molto di nicchia. Molto di nicchia, da quanti anni? Lo faccio anche vedere, guardi come sono fatta grazie, io. Grazie, grazie molte, da 10. Le chiederò subito come le sembra Trump? Pessimo. Ecco, no, per dire... No, ma anzi io penso che noi siamo di... adesso l'abbiamo detto tutti, cambio di epoca, cambio di passo, mutamento, indubbiamente simboleggia in Occidente un processo che è ormai in accumulazione da anni e che arrivando negli Stati Uniti d'America si vede in maniera evidentissima, cioè quello del conflitto e dello scontro tra il basso e l'alto della società. Poi è poco importante se questo alto sia realmente tale o invece no, ma è quello che appare, quello che decide. Il conflitto tra l'alto e la bassa società ha sostituito lo scontro tra destra e sinistra in Italia e in Occidente per una ragione drammatica, la scomparsa della sinistra. E questa cosa ha così deprivato una parte del popolo della sua rappresentanza. Si sente straniera in questo popolo e si è unita a molti altri popoli in un accumulo di rabbia e di rancore contro chi? Contro le classi dirigenti e contro le élite. Trump appare trasgressivo fuori da questo quadro, appare, è poca importanza che sia ricco, sia oppure no. Potente, poca importanza, l'importante è che appaia contro le élite. Le élite peraltro... Quindi lei mi sta dicendo che più che essere sbagliato il candidato Clinton, che sì, poi poteva la candidata, che poi poteva essere magari anche sbagliata, ma più che sbagliare in questo, i democratici in America hanno perso di vista il contatto con la realtà, con le persone. Questo che era, quello che, era quello che segnalava loro Sanders. L'ascesa di Sanders segnalava precisamente il venir meno del rapporto tra il Partito Democratico e il suo popolo. Loro si trovavano a essere un'elite senza più popolo. Badi. Quindi non rappresentano più nessuno. Ma tutti... Tutto il campo riformista è di fronte, lo dico non perché ci sia qualcuno che se ne possa guadagnare, a una riflessione drammatica. Obama è certamente stato il migliore capo di governo tra le componenti riformiste dell'Occidente. Vogliamo fare un confronto tra Obama e i governi europei? Meglio Obama, meglio sul salario, meglio su una politica internazionale composta, anche accettando il declino, tentativo della riforma sanitaria. Ma non è servito, non è servito perché il riformismo di fronte a una crisi sociale drammatica risulta del tutto inadeguato. Non puoi fare benino o un po' meno male, perché quello che sprofonda nella povertà, che non è solo quella economica, è anche quella umana, psicologica. Quello che si sente lasciato andare. Quello no? Diventa un uomo in rivolta, per dirlo con Camille. Il commento di Obama, quando ha capito che Trump era in vantaggio, è stato: il sole sorgerà comunque. Ma alla fine Trump sarà riassorbito dal sistema o dobbiamo avere paura di Trump? Guardi, io penso così, che sul terreno di quello che vengono chiamati ormai i programmi, piccola parentesi, c'è stato un tempo in cui i programmi contavano molto e decidevano anche sull'orientamento di voto. Oggi i programmi non contano niente, non c'è nessuno che presta fede a un programma. Del resto, pensi alla Francia, con che programma Hollande si è presentato e ha preso il 49% dei voti in Francia? E quello che ha fatto gli consente di arrivare sino al 10%, quindi i programmi sono poco attendibili. Perciò cosa conta? La scelta si polarizza sulla persona come simbolo di una tendenza più generale, di un modo di pensare, di un modo di vedere il mondo. La personalizzazione della politica passa anche attraverso questa questione. Allora, e quindi in questo senso Trump si deve spaventare o no? Trump è meno pericoloso sul terreno del programma. Quello in cui è molto pericoloso è sul terreno della costruzione delle opinioni, delle idee, dei modi di pensare.